Buongiorno, bentornati sul mio canale YouTube e in una nuova recensione di libri. Recentemente mi sono accostata, incuriosita dal titolo, al romanzo La biblioteca di mezzanotte di Matt Haig, uno scrittore e giornalista inglese contemporaneo. Già il titolo, appunto, vi dicevo, mi evocava qualcosa, mi suggestionava, e così mi sono accostata a questa lettura e devo dire che ho trovato il libro parzialmente interessante, perché solo parzialmente, beh, adesso ve lo spiego. Allora, diciamo che l'inizio conteneva tante buone premesse e promesse di essere una cosa molto interessante e intrigante. Per quale motivo? Perché lo scrittore e naturalmente la protagonista del libro si pongono la domanda che magari molti di noi ci siamo posti, ovvero: e se potessi tornare indietro e cancellare i tuoi rimpianti, cosa faresti in modo diverso? Beh, a chi di noi non è capitato di desiderare, magari almeno una volta nella vita, di tornare indietro e vivere qualcosa, non dico tutta la vita, ma semplicemente qualcosa in modo diverso? Voi non avete rimpianti, rimorsi o semplicemente qualcosa che vorreste rifare, ma appunto in modo diverso, qualcosa di banale o di meno banale? Secondo me è difficile che non sia capitato, a meno che si sia particolarmente giovani o particolarmente fortunati, ma è difficile essere completamente soddisfatti di se stessi e della propria vita. Magari un piccolo rimpianto ci può stare. La protagonista di questo libro invece di rimpianti ne ha parecchi. La protagonista si chiama Nora, è una ragazza poco, non appunto tra i 20 e i 30 anni, che è stata una studentessa molto brillante e una altrettanto nuotatrice, tant'è vero che era destinata addirittura alle Olimpiadi, ma poteva diventare anche una bravissima musicista, lei stessa componeva canzoni e musiche. Oltre che bravissima come cantante e come musicista, vi dicevo, era una brava studentessa in qualsiasi materia, soprattutto in materie scientifiche, tant'è vero che desiderava addirittura salvare il pianeta dal disastro ambientale e climatico e diventare, perché no, glaciologa. Insomma, aveva tante buone prospettive, tanti bellissimi obiettivi. Ne ha realizzato qualcuno? No, nulla di tutto questo. Nemmeno il sogno di sposarsi e aprire un pub in campagna con l'eventuale marito. Insomma, tutti i suoi obiettivi, i suoi sogni, le sue speranze di ragazza non sono stati realizzati, non per una serie di circostanze avverse, ma per il carattere stesso di Nora, che di fronte agli obiettivi, quando poteva realizzarli, ecco che si tira indietro, magari anche solo pochi giorni prima, ma decide di rinunciare. E così, quando era giovane, stanca della sua vita di nuotatrice, dei continui allenamenti, decide di rinunciare a fare il salto di qualità e andare addirittura alle Olimpiadi, deludendo tantissimo il padre. E si giustifica dicendo che in fondo questo sogno era più del papà piuttosto che il suo. E potrebbe essere vero. Poi coltivava l'altro sogno, quello di diventare cantante e musicista nella band creata da suo fratello. Forse che questo sogno fosse più del fratello che il suo? Beh, anche qui rinuncia all'ultimo, decide di ritirarsi e naturalmente senza di lei, che era l'artista vera e propria della famiglia, anche la banda si scioglie e naturalmente il fratello non è felice. Ma rompe anche il matrimonio proprio pochi giorni prima di salire all'altare e così rinuncia a quest'altro suo sogno di diventare moglie e madre e di trasferirsi in campagna e aprire un pub col suo fidanzato storico. Insomma, vi dicevo, una serie di rinunce e di conseguenza di rimorsi, di rimpianti dettati più che altro dal carattere della protagonista, da un carattere fortemente rinunciatario o forse dalle sue difficoltà, incertezze, dai suoi dubbi, dai timori che la stringono come in una morsa tremenda. Nora, a un certo punto, si trova talmente infelice e in fondo posso dire decisamente depressa, decide di tentare il suicidio. E proprio quando sta tentando il suicidio, ecco che si risveglia in uno strano posto, che è una biblioteca molto strana, singolare, piena di libri, di scaffali di libri, tutti dalla copertina verde.
niente. Ma soprattutto la cosa più singolare è che il tempo si è fermato. Si è fermato, come lancetta dell'orologio, sulla mezzanotte. Ecco perché è chiamata la biblioteca di mezzanotte. E in questa biblioteca trova naturalmente una bibliotecaria che, guarda un po', era la bibliotecaria della sua vecchia scuola, di quando era ragazzina. La bibliotecaria che per lei era stata una figura importante, soprattutto quando aveva perso suo padre e appunto la bibliotecaria, la signora Hems, l'aveva consolata e confortata. E ancora una volta la consola, la conforta dicendo che quella è una biblioteca particolare. Quei libri custodiscono tutte le possibili vite alternative parallele che Nora potrebbe vivere. C'è un grande libro, il libro dei rimpianti, che nel caso di Nora è veramente grande, voluminoso, perché i rimpianti, vi dicevo, sono veramente tanti. E naturalmente Nora può scegliere, partendo dai suoi rimpianti, di vivere vite diverse. E così ecco che inizia, dopo la prima parte in cui viene raccontata tutta la vita di Nora fino al tentativo di suicidio, inizia, dopo, vi dicevo, questa prima parte, una seconda parte in cui c'è una lunghissima carrellata di tante vite, perché Nora arriva a vivere tantissime vite, forse vive quell'opportunità che molti di noi vorrebbero avere, vive tante vite cercando di realizzare quei sogni ai quali aveva rinunciato, e così vive la vita in cui è diventata una campionessa di nuoto addirittura olimpionica, oppure la vita in cui è diventata una rockstar, o ancora è diventata una esperta glaciologa, e in questa vita particolarmente avventurosa e difficile si trova addirittura a rischiare la vita stessa, trovandosi a tu per tu con un orso polare particolarmente inferocito e affamato. Ma oltre a queste vite ce ne sono tante altre, vite in cui è moglie, madre o tanti altri lavori, fino ad arrivare all'ultima vita, una vita apparentemente perfetta, in cui lei sembra finalmente felice e serena, in cui sembra aver trovato, diciamo, la conclusione del cerchio. Ma è proprio così? È davvero la vita perfetta che stava cercando? Ecco che inizia un'ultima parte di questo romanzo, un po' particolare, vi dicevo, in cui Nora si scontra con la realtà finalmente, decide e capisce che la vita vera alla fine è una sola. Magari sì, ci sono tantissime vite che possono essere vissute, degne o meno di essere vissute, ma alla fine è giusto che ognuno viva la vita che si è costruito da sé, con le sue mani, giorno dopo giorno, dalla nascita. E quindi cosa succederà dopo aver preso coscienza di questo? Cosa farà Nora? Resterà nella sua vita apparentemente perfetta o tornerà indietro? E il tentativo di suicidio come si conclude? Naturalmente non svelo nulla di più, perché questo romanzo non è un vero e proprio giallo, naturalmente, però si conclude con un finale a sorpresa, o quasi. Vi dicevo all'inizio che questo romanzo conteneva tante promesse e premesse di essere particolarmente interessante, intrigante, piacevole. Ecco, in parte le ha mantenute, in parte no. In parte sì, perché sicuramente l'idea, come vi dicevo, è molto molto buona, e in parte è ben costruita e strutturata. Sono divertenti le tante vite che Nora va a vivere, alcune sono particolarmente belle, piacevoli, appunto divertenti, altre un pochino meno, risultano un pochino più noiose. Poi ci sono dei passaggi, dei salti improvvisi da una vita all'altra, c'è addirittura l'incontro con un personaggio che, come lei, vive tante vite parallele, e anche lui proviene da una sorta di biblioteca di mezzanotte, che però nel suo caso è un negozio di videocassette. Quindi, in parte, è un romanzo davvero interessante, intrigante, ricco di premesse e un'idea davvero vincente, alla Sliding Doors, per intenderci. Chi di voi non ha visto quel bellissimo film? Bello a mio avviso, ovviamente. Ma in parte no, per quale motivo? Perché ecco, tutte quelle premesse e promesse non sono state soddisfatte appieno, o meglio, secondo me si poteva creare qualcosa di più, magari costruendo un pochino di più nel dettaglio, non limitandosi a fare una carrellata più o meno rapida di tante vite, ma cercando di costruire qualcosa di più. E questo nella seconda parte. La prima parte giustamente introduttiva, magari un po' troppo lunga e noiosetta, ma vabbè, ci può stare per raccontare il tutto. L'ultima parte, che sicuramente è bella e ricca in fondo di messaggi positivi,
però a volte può risultare un po' troppo banale e stucchevole. Naturalmente, parere mio. E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con me oppure no? Se l'avete letto? E se non l'avete letto, vi ho fatto venire voglia di leggerlo? Beh, in ogni caso devo dire che non mi pento di aver letto questo libro, perché comunque, come dicevo all'inizio, tutti noi desideriamo magari rifare o poter rivivere una vita in maniera leggermente diversa, non commettere gli stessi errori del passato o realizzare dei sogni che non siamo riusciti a realizzare. E quindi attraverso questo libro magari si vive un pochino la speranza di poterlo fare. E di conseguenza può essere interessante da questo punto di vista. Inoltre si tratta sicuramente di una lettura molto piacevole, in fondo divertente, accattivante e comunque il linguaggio è molto semplice, chiaro, scorrevole e si legge velocemente il tutto, per cui ve la posso consigliare, anche se, come vi dicevo, rimane un ma, un qualcosa di non espresso, di non del tutto definito e compiuto, ma forse l'intenzione era proprio questa. E quindi, così come Nora si pone la domanda di tutte le domande, come si può vivere al meglio la propria vita, io giro la stessa domanda a voi. E vi rimando alla prossima recensione. Iscrivetevi intanto, mi raccomando. Arrivederci.